Eccoci, allora la bella signora accanto a me, l'ho già detto, ma così è Chiara Romero, marmetraggio, casa del cinema, insomma, cultura in città, soprattutto per quanto riguarda appunto la parte cinematografica, quindi per certi aspetti oggi sono sul mio, come si usa dire. Intanto, prima di incominciare a parlare, diamo una notizia così, insomma, un po' sciocca, ma sa, fin dei conti neanche tanto, finalmente è uscito in DVD Senilità. E insomma, questo film, se vogliamo, non riuscitissimo, perché bisogna anche dirle le cose, se no, che però, insomma, molti triestini vedono ancora, insomma, le riprese sono ammantate da una luce favolistica, eccetera, per questioni di diritti. Il film non era stato trasmesso in televisione Di pochissime recente. volte, eccetera, non era mai uscito in VHS, adesso insomma finalmente è uscito in DVD, e quindi Sarebbe questo. piaciuto di più in VHS, probabilmente, no? Perché? No, così, No, mi sarebbe sempre piaciuto averlo così. prima. Ma io sono riuscito ad ottenerlo comunque, ai miei Con i potenti potenti mezzi. mezzi. Però, insomma, voglio dire, è un film che vale la pena di essere scoperto anche, e soprattutto c'è una bellissima e straordinaria Claudia Cardinale, che è una donna di un'eleganza e di una cortesia, veramente per certi aspetti inimmaginabili. È stata ospite del Trieste Film Festival Proprio per presentare recentemente, vero? una Infatti. riedizione di Senilità. Tutti quanti pensavamo che poi questo comportasse un'uscita E in DVD, invece invece niente. Sono scaduti i diritti nel frattempo e c'è una casa che è specializzata, una specie di casa dei vampiri, che ogni volta sta attenta, si vede, e dice: oh, sono scaduti i diritti, brum, li ha presi e li ha editati. Adesso, insomma, staremo a vedere. Allora, Chiara, noi siamo visti, ti ha fatto pensare a Senilità, mi fa piacere Non è comunque, vero, visto queste. i nostri discorsi Sai quante di colleghe mi età. fanno pensare a Senilità? Non è assolutamente vero. No, invece noi ci siamo visti, siamo visti 2 giorni fa alla festa per una nostra amica, alla quale rifacciamo gli auguri, insomma, che ha fatto 50 anni, insomma, era mia compagna di classe, per cui insomma fatevi i conti. E però ci siamo visti anche un mesetto fa circa, nel corso di un incontro voluto dal comune per discutere anche della necessità che chi si occupa di cultura, chi fa cultura a livello regionale e locale e cittadino, si, virgolette, metta in rete. Per quanto riguarda cinema, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di disposizione d'animo già esiste in sostanza, e la Casa del Cinema è un pochettino il luogo anche fisico, Sì. dove tutto ciò si concretizza. Finito di parlare. E che fa caldo. Ma beh, insomma, è un discorso che va avanti da diversi anni, un po', non dico il tormentone perché non voglio usare un termine, però effettivamente è un discorso che si sta facendo, che si sta cercando di realizzare sia a livello regionale, ma anche nel piccolo a livello locale già da tanti anni. Si rideva un po' a quell'incontro perché siamo pieni di case, perché c'è la Sì, casa della tutte aperte letteratura, la fra casa della l'altro, musica, tutte tutte aperte, tutte della aperte, provincia, tutte per della cui provincia. più o meno, Sì. per cui insomma, devo dire che la realtà a casa del cinema, seppur con estremamente così, con difficoltà, Insomma, perché perché insomma poi è logico. non è tutto facile, anche perché io ho sempre sostenuto che non può essere solamente un condominio, ovviamente, non può essere un luogo fisico, deve essere, e in prospettiva, credo che su questo siamo d'accordo tutti, dovrebbe essere un luogo dove vive il cinema, non dico la Casa del Cinema di Roma, dove effettivamente Beh, ma là è un altro, sì. siamo su un'altra dimensione, però diciamo che vuoi per contenuti, vuoi perché c'è la mediateca, vuoi perché ci sono tutti i festival, vuoi perché banalmente potrebbe diventare anche un luogo di ritrovo. Abbiamo banalmente una terrazza stupenda su quel palazzo che potrebbe effettivamente un domani Per esempio, diventare un luogo. sai se per caso quest'anno si vede la cerimonia degli Oscar? Perché so che l'altro anno l'hanno L'altro anno è stato fatta. fatto, io spero che venga fatto anche Perché sarebbe quest'anno. bello, insomma, per chi non ha Sky, eccetera, trovarsi là e seguire, insomma. Vai, insomma. Sì.
Domani lo chiedo a Daniele, che Beh, casomai così poi poi sì. te lo diciamo. Però effettivamente, ecco, quello dovrebbe diventare un luogo dove condividere un po' tutti i programmi, però è estremamente difficile. Non, cioè, diciamolo, non è facile, né per noi nel nostro piccolo nel cinema, e né tantomeno a livello cittadino e poi Ma regionale, a perché, fare cinema. perché dici che è difficile? Cioè, c'è quel verso di una canzone, The Glory of Love, che dice You have to take a little, you have to give a little. Cioè, adesso devi prendere qualcosa, ma devi anche dare qualche cosa. C'è questa difficoltà, oppure le difficoltà poi sono Ah, altre e magari. mi devo togliere dei sassolini dalla scarpa o devo essere diplomatico? No, Vedi. beh, insomma, forse, e lo dico io per prima, perché insomma, non, forse bisognerebbe effettivamente che tutti fossero capaci di fare realmente un passo indietro, di non pensare solamente al proprio orticello e alla propria. Perché non si va da nessuna parte in questo modo? Perché i contributi pubblici banalmente saranno Sempre di sempre meno. più ridotti, sempre di meno, e bisognerà di gioco fuoco. Cioè, secondo me, o si fa un passo indietro tutti quanti per farne tre avanti, poi tutti quanti assieme, e però chiaramente a qualcosa Devi devi rinunciare. rinunciare. Insomma, non, io sono di questa opinione. Ne parlo, ne discuto con i miei colleghi e amici ormai da anni, però effettivamente È è un po' un po' difficile, difficile. ecco. E questo anche a livello poi chiaramente regionale si concretizza e viene chiaramente amplificato. Poi, se proprio vogliamo, di belle parole siamo capaci. Tutti quanti, Tutti insomma. quanti di spendere, Senti, però quante all'atto sono le realtà che a pratico. Trieste poi si occupano di cinema a livello poi di festival? Non sono poche. E no, Considerando poi anche come sono. sempre, no, la grandezza della città e tutto Beh, quanto, in però. proporzione siamo sicuramente la città, a parte la regione più cinematografica d'Italia, perché in proporzione appunto al numero di abitanti e il numero di manifestazioni cinematografiche, oltretutto di un certo Di un certo livello, livello, perché sì. insomma non stiamo parlando di. Solo a Trieste siamo cinque, per 5, no? Cioè dunque cui. voi, allora, Mare Metraggio, Trieste Film Festival, Science Plus Fiction, I Mille Mille Occhi e occhi, il Festival del Cinema Latinoamericano. latinoamericano, Quindi insomma sì. sono Anche 5, oltretutto anche abbastanza. datati, tra l'altro, tutti quanti, Già, perché per voi siete insomma, noi siamo i relativamente. più No, forse i giovani. Mille No, Mille Occhi è occhi il è il più più giovane, giovane, però è però già da un noi 5 facciamo i anni. 15. Ma che qui. No, i Mille Occhi è già da un Mille 5 anni, se occhi non mi è sbaglio. da 10 o 10 11? addirittura. Adesso sì, Voi siete vabbè. da quindicesima, Noi facciamo quest'anno, stiamo preparando la quindicesima quindi insomma edizione. è parecchio. Insomma. E poi siete anche giustamente molto ben distribuiti lungo l'anno. C'è una concentrazione, diciamo così, in autunno, Sì. però insomma, voglio dire, non è Potrebbe così essere un festival che dura effettivamente un tutto, anno insomma. intero, perché oltretutto siamo anche molto ben differenziati come Come generi, genere, perché sì, certo. certo, infatti si stanno anche facendo dei ragionamenti, perché insomma, vabbè, la realtà cinematografica Mare Metraggio è quella che fa corti da sempre, per cui insomma siamo il festival, oltretutto. Credo che a livello, insomma, sicuramente europeo siamo tra i festival più importanti che ci siano, se non altro quelli che danno il premio più Più grosso grosso, sì. tra mille difficoltà, però lo continuiamo a mantenere perché sicuramente è importante. E la fantascienza, la cinematografia E poi dell'est, il Mille Occhi che è un cinema un po' po' più di. onnicomprensivo, Sì, un po' più di così di sì, e può scoperto. permettersi anche delle incursioni, sì, Delle è trasversalità o comunque ondivago nel del. senso migliore del termine, ecco, insomma. Esatto, noi abbiamo le opere prime italiane, per cui insomma effettivamente potrebbe essere un festival che dura Un festival che dura. 365 giorni. Poi speriamo anche che si arrivi ad una Un definizione. festival diffuso, Festival ecco. diffuso non è male. Speriamo che si arrivi anche ad una
definizione migliore, diciamo così, della Film Commission dopo Dopo quello che è questo successo, che spettacolo francamente che abbiamo per avuto, certi che... aspetti grida vendetta, perché in buona sostanza Ma c'è. sai, loro sono bravissimi, Federico e tutti i ragazzi sono sicuramente estremamente così, agguerriti, però è anche vero che forse, insomma, si è perso parecchio terreno, nel senso che oggi come oggi le Film Commission che sono pronte a prendere Certo, il treno giusto nel momento giusto perché qualcun altro ha una sono debacle, là, e sono là come come corvetti, e sono soprattutto realtà che hanno sì, molti soldi, molto più perché stiamo potenti. pensando a Trento, Bolzano e Figurarsi. la Puglia, però insomma in questo momento che non aspettano altro, E per quella è cui stata una ragione è un vero estremamente politica, peccato. insomma, ci sarebbe molto da dire su quelle cose là, ma come diceva Jane Fonda, non lo dirò qui, insomma, Che è quasi peggio, così. che è molto peggio, difatti. Allora, intanto io non ti chiedo niente di Maremetraggio No, 2014, aspetta, perché aspetta, invece diciamo che se quello posso, che vuoi sì, dire puoi dirlo, ma io beh, non domando mai essendo io scaramantico e rispettando no, ma molto la scaramanzia quello... altrui, se qualcuno non c'è qualcosa che può dire, No, se beh, noi qualcuno. la 15ª edizione la stiamo preparando, chiaramente non A sappiamo luglio, ancora insomma, con più o quanti meno. soldi. 29 giugno, 5 luglio sono le date che noi abbiamo, insomma, fissato già dall'altro anno, che sono quelle storiche della prima settimana di luglio. Può essere che, insomma, adesso vabbè, vediamo, perché ci sarà un evento il 30 giugno, per cui, insomma, magari sposteremo forse di 2 giorni, ma insomma, questi saranno dettagli, però Zona insomma, sempre quella, perché ormai mi zona pare che là sì. funziona Beh, benissimo secondo me il. funziona molto Sì. bene e mi fa piacere che anche tu lo pensi, perché se ti ricordi ne parlavamo proprio. Sì, io dissi subito, secondo me è la Avevamo, cosa sì, migliore, insomma, perché. devo dire che Piazza Verdi è Sì, veramente perché poi così anche apparentemente, come dire, raccolta, raccolta, sì. eccetera, ma in realtà poi non è così, insomma, perché comunque è molto, molto, molto più grande Beh, di ma quanto uno anche possa perché stanno pensare. tantissime persone, per Certo. cui... Mi pare che ci sia una telefono. No, semplicemente è impazzito il monitor, perché di solito. Vabbè, ok. Comunque, c'è la scadenza che proprio questi giorni, 28 febbraio, che prorogheremo di una settimana per le iscrizioni per la sezione maremmetraggio, per cui i cortometraggi che, ricordo, devono aver vinto ad altri festival nel 2013 per poter partecipare nel 2014, perché siamo sempre con questa formula. Quindi siamo così, in giornate di scadenza, e Tu stai quindi visionando? stiamo visionando perché ce ne sono talmente tanti, siamo arrivati oltre il 1100 e basta. Per cui stiamo visionando. Da quest'anno ho un comitato di I selezione saggi. che mi dà una mano C'è perché sono un troppi. noti già una qualche tendenza, oppure è ancora troppo, troppo presto per fare questo No, è discorso? troppo presto, anche perché abbiamo iniziato da una settimana, per Ah, quindi insomma, ancora cui sì, ci stiamo oggettivamente. incrociando con i nostri file, i nostri dati, però ce ne sono tantissimi di oltreoceano, veramente tanti, e tanti, vabbè, a parte i soliti spagnoli, svedesi, insomma, Vabbè, ce poi ne sono. quelle Beh, sono. insomma, c'è, tutto il mondo è rappresentato, E assolutamente. invece parliamo un pochettino anche, facciamo un po' io immagino che tutti quanti, poi non è scontato però, no, che si faccia il tifo per la grande bellezza agli Oscar, anche se c'è qualche corvo che sta già dando il premio per scontato. Secondo me l'Oscar è uno di quei luoghi in cui non sempre, ma abbastanza spesso entri Papa ed esci cardinale, insomma, per cui è meglio non mettere il. Diciamo che i Quindi premi che ha vinto finora sono dovrebbero essere. sicuramente... Sì. Ma il fatto è che, siccome votano nella maggior parte dei casi cioè, la maggior parte dei votanti per gli Oscar sono giustamente Certo, americani, americani. là, insomma, non, però voglio dire, per l'amor di Dio. Però, insomma, resta il fatto che è un film di un'importanza. Forse non è, paradossalmente, forse non è un film riuscitissimo, però è un film di un'importanza fondamentale. È un film che sicuramente in un momento come questo di carenza, se vogliamo, di cinema
Italiano è un film che ha saputo sicuramente emergere, e tra l'altro mi fa piacere che ci sia Indigo Film in mezzo, che insomma la produttrice è una nostra Vostri amici, insomma. corregionale. Sì, beh, Francesca Cima, che e io credo, insomma, non voglio dire nulla No, perché per diciamo nulla, però, scaramanzia, insomma. come dicevi prima, tu piuttosto cosa ne pensi dell'uscita, cioè della programmazione Televisiva. televisiva 2 giorni dopo, che Ma su questo bisognerebbe essere un pochettino realisti. Nel senso. Bella questa cosa, ti faccio domande No, io, no? beh, cioè, così un po' mi riposo. Nel senso che, a mio avviso, di solito il film che vince un Oscar torna al cinema, oggettivamente, no? Appunto, è un Però diciamoci la verità, sappiamo benissimo anche lo sfruttamento, che la visione dei film ormai avviene per canali i più differenti possibili. Il film è già in home video, è già in home video da certo. prima delle vacanze, difatti io l'ho regalato in lungo e in largo. Anch'io. E poi, se vogliamo, qualcuno l'avrà visto anche attraverso i canali che non si possono dire, ma che ognuno sa. E quindi, insomma, ecco, io paradossalmente non lo avrei programmato se non, solo per ragioni di Scaramantiche. E scaramanzia. infatti no, ma Solo per io questo. Per il resto mi sembra che, insomma, possiamo anche dirlo, gli esercenti pensassero un pochettino a far vedere film nuovi, film recenti che magari poi non passano, non li c'è tanto trovi, eccetera. Per bisogno. cui, insomma, e magari pensassero a. Hai visto l'ultimo film di Verdone? No, non sono riuscito ad andarlo a vedere Allora, perché. quando ci vai, vedrai Lorenzo So, Richelmi, so. che è il protagonista della nostra prospettiva, così. Ok, so che mi avevi detto anche prima questo. Io invece ho visto un altro bellissimo film italiano che probabilmente, appunto, perché questo succede spesso, no? Il successo di un film, la grande bellezza in questo caso, rischia di mettere in ombra altri prodotti. Per esempio, rischia di mettere in ombra, La migliore offerta, che è stato un film di come dire, di un rigore cinematografico assoluto, rischia di mettere in ombra anche Il capitale umano, che è un altro film Bellissimo, assolutamente certo. straordinario, recitato da Dio, da tutti quanti. Qualcuno dice persino l'Agolino recitava bene, come se, oppure come nella Grande Bellezza, persino la Ferilli recitava bene. Diciamo la verità, cominciamo anche un pochettino a parlare bene dei nostri attori e delle nostre attrici, perché se no qua incominciamo sempre a darsi la zappa sui piedi e finisce che poi non. Gli italiani non amano il cinema italiano. Questo è vero, i È triestini una ancora cosa, meno. i triestini ancora meno, è I anche vero triestini ancora meno, questo. perché Per dicono che. quanto io ti posso dire che nel nostro Vabbè, ma piccolo, sì. facendo delle. Beh, ma sai, poi io l'altro anno, per motivi chiaramente prettamente così legati anche al budget, ho fatto una scelta che è stata quella di proporre delle opere prime che fossero proprio veramente le più maltrattate, sì, non Ho capito. Sì, distribuite distribuite male, male, uscite, eccetera. sai, c'è l'uscita tecnica che devi fare per fare subito il DVD, no? Per cui, e ci sono dei film che sono molto belli e che però non vengono assolutamente purtroppo distribuiti, non vengono visti dal grande pubblico. Quindi l'altro anno, l'alternativa era anche perché obiettivamente fare un'opera prima come Miele di Valeria Golino, dopo che è stato a Sì, era un Cannes in po'. concorso, è abbastanza, cioè la filosofia del festival dovrebbe essere proprio, di un festival come il Di nostro far dovrebbe conoscere essere, Robe Sippo, appunto. esatto. Ebbene, io ti posso dire che ne discutevamo l'altro giorno anche con Fabio Modeo, che diceva in estate non viene nessuno al Miela, eppure tutte le sere c'erano film sconosciutissimi, eppure il pubblico, nonostante il caldo, perché d'estate chiaramente fa caldo, eppure il pubblico viene, per cui c'è voglia, desiderio di scoprire, però è limitato un Secondo pubblico, me sembra questo un forse è discorso. legato al festival, non lo Io ho so. una teoria molto, molto arzigogolata sul fatto che agli italiani piace poco il cinema italiano. Secondo me, a partire dagli anni Ottanta, cioè quando si è andata progressivamente inaridendo la vena della commedia italiana, eccetera, per questioni anche anagrafiche, insomma, no, è Certo. logico, però, numero uno, non c'è stata una generazione di
scrittori che sia subentrata a quella straordinaria di Age, Scarpelli, tutti loro, eccetera. E poi c'è stata questa politica di privilegiare i cosiddetti grandi autori, sempre e comunque, che ha finito, secondo me, per fare in modo che la gente si identificasse il cinema italiano con, posso anche dire, Quei con i fratelli Taviani e Bellocchio, che, diciamo la verità, su un film dei fratelli Taviani e Bellocchio seguono altri cinque che non valgono assolutamente niente. Se tu imbrocchi uno di quei cinque, chi va poco al cinema dice: boh, se tutti i film italiani sono così, resto a casa e non vado. C'è stato questo che ha, insomma, generazioni di pubblico si sono disamorate dei film assolutamente. italiani per questo. Adesso è difficile, adesso c'è uno stuolo di attori impressionanti. Pierfrancesco Sì, anche se Favino. anche lì bisogna dire che rischiano la sovraesposizione molto Perché spesso, fanno anche e perché TV, fanno un po' perché. di tutto, perché fanno tanta TV, perché fanno. Cioè, capita qualche volta di vedere un film e di dire: ma e ci Sì, sono perché gli vorrei. stessi Perché attori che c'erano nei film che ho visto l'altra settimana. siamo sempre là, no? Al cinema vorresti vedere quello che non vedi in televisione. Questo è anche vero. Però, insomma, ci sono dei registi bravissimi, Virzì, Veronesi un po' meno, insomma, secondo me. Cioè, però ci sono anche. Come si chiama? Carteni, quello che ha Sì, fatto, Umberto. riflettevo stamattina, perché è il nome mio, insomma, beh. Cioè, ci sono bravi anche nei prodotti medi, che sono quelli più interessanti. Secondo me rimane il problema che non ci sono scrittori. E questa è la. E non ci sono scrittori perché la gente legge poco i giornali. Laddove i giornali ti dovrebbero dare Degli degli spunti, spunti fenomenali. Ma certo. la situazione, secondo me, purtroppo è questa. Se poi quando esce un film italiano come La Grande Bellezza, beh, la stessa stampa italiana, chiamata in causa pesantemente dal film, Prima lo ci stronca e poi dà sì. addosso, eccetera, Salvo eccetera, adesso riscoprirlo salvo perché adesso. Sì, certo. però c'è già qualcuno che rema contro e che a me dà un po' di fastidio, insomma. Ma insomma, staremo a vedere, poi tra un paio di La giorni prossima settimana sapremo tutto sapremo. quanto, se dovremo cospargerci il capo di cenere oppure se dovremo fare il gesto Rimane un dell'ombrello ad Toni Agostino. Servillo fantastico Sì, però là che secondo da me tutti i punti di ci sono vista. anche tutti questi caratteristiche che sono azzeccatissimi, eccetera. Insomma, è La davvero. fotografia è Secondo me, poco da dire, è il film italiano più importante dai tempi della Dolce Vita. Poi si può dire è troppo lungo, è qualunquista, secondo me no. Ma comunque, questi sono discorsi, come dire, successivi che si sì, è devono vero, far poi. dopo. È un film molto, molto importante, insomma. Allora, ma come? Andiamo velocissimi. Allora, dunque, ricordiamo, cerchiamo di dare un po' di, come si dice, istruzioni per l'uso del prossimo maremmetraggio, per come possiamo ancora darle. Allora, l'appuntamento solitamente, insomma, è la prima Piazza Verdi, settimana. Teatro Miela, diciamo 29 giugno, 5 luglio. La prima Compatibili. Poi settimana ci di sono i luglio. mondiali De cosa? di Ah, calcio. di Mi stanno calcio. mettendo l'ansia con i mondiali di calcio, che Perché? non l'ho mai avuta. Ah, perché sono sempre cominciati dopo, No, effettivamente. non l'ho mai avuta perché non si può dire, ma non mi è mai interessato molto del calcio. E Figurati. perché, insomma, le altre volte, Sì. obiettivamente, vabbè, c'è forse magari un po' di se gioca l'Italia, magari un po' di pubblico in meno c'è, ma dico, non è che. Ma gioca, quest'anno in forma. Sì, lo so, ma io sono sulle semifinali praticamente, Ah, per cui bisogna vedere. vabbè. Vabbè, qua Non non si può guferò dire, non si contro, può non dire niente. guferò Non contro, si può questo dire no. niente, non si può Però, dire insomma, niente. diciamo che, ecco, Però gli quelle orari sono. potrebbero, mi sembra, consentire anche No, di. perché quella settimana giocheranno alle 10. Ah, te sei già informato Sì, proprio. perché siccome mi Beh, hanno fatto venire certo. l'ansia, appunto, prima di tutto il sindaco, per cui. È vero. Quindi, no, vabbè, insomma, comunque, ecco, siamo quella settimana. Quindi qua avremo degli zombie il giorno dopo al lavoro per chi insieme, ma poi seguirò anch'io, insomma, vabbè. E quindi quella, insomma, è la prima settimana. 15 anni, per cui, insomma, speriamo di poter fare qualcosa di insomma, festeggiarlo, diciamo, siamo adolescenti, per cui E l'ospite, l'attore giovane, La insomma, la prospettiva è prospettiva. su Lorenzo Richelmi, che è questo ragazzo giovanissimo perché è del 90. Mamma mia, sono impossibile. Però tu forse te lo ricorderai, nel pranzo della domenica era il figlio di Elena Sofia Ricci,
aveva 11 anni, per cui questo ha iniziato proprio... È che io odio gli attori piccoli, mi dà fastidio, quindi non li considero. Sono stato uno dei pochi che quando, poverina, perché insomma è morta Shirley Temple, ho detto non mi è mai piaciuti quei film. Non mai, sì. Ecco, vabbè, insomma. Vabbè. Vallo a dire a chi ha un'età tipo mia madre, che no, Shirley Temple. Riccioli d'oro. Riccioli d'oro. Vabbè, soccoletti olandesi. Insomma, quindi quella settimana sicuramente ci saranno le opere prime al Miela durante tutta la settimana e insomma forse anche una retrospettiva su un'attrice italiana che... viva sì. Vabbè, no, insomma. Poi dopo mi dici chi è e io non lo dico perché in questo sono molto corretto. Va bene. Grazie allora a Chiara Romero per essere stata grazie nostra ospite. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi come ogni mercoledì la parte conclusiva della trasmissione è dedicata alla CISL e parleremo ancora del patronato INAS CISL. Ci vediamo fra un paio di minuti.